Venerdì 4 settembre, buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. I temi dell'immigrazione ancora in testa alle cronache nazionali e internazionali. La foto del piccolo Aylan, uno dei gemellini il cui corpo è stato trovato al largo delle coste della Turchia, continua a destare reazioni in tutto il mondo. L'Europa si interroga e probabilmente cambierà il destino dell'approccio della politica appunto ai temi dell'ondata, relativa all'ondata migratoria. Tutto questo mentre nella giornata odierna nuovi sbarchi sono previsti in Calabria. Circa 1.000 tra il Regino e il Crotonese approderanno appunto sulle coste calabresi. Ma andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola, partendo come di consueto da Repubblica. Migranti, l'Europa si spacca, è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Ezio Mauro. A Budapest, battaglia sui treni, i paesi dell'est contro la Germania, Francia e Italia, no alle quote obbligatorie, il mondo sotto shock per il piccolo morto, il dolore di Cameron, faremo di più. Ed ecco la foto di Aylan e Galip, i due fratellini siriani affogati 2 giorni fa al largo della Turchia. Il reportage, svolta Merkel, Berlino sceglie la faccia buona. C'è spazio anche per i temi legati alla finanza internazionale. La ripresa rallenta, Draghi pronto a nuovi aiuti. La Banca Centrale Europea rilancia i mercati, anche il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime. E poi l'analisi, il vero miraggio è la produttività. L'intervista, Rubini, la Cina pronta ma non crollerà. Preoccupa ma non crollerà, attenti alla Grecia e ancora a rischio. A centro pagina il caso cani, gatti e coniugi in corsia, la rivoluzione degli ospedali e poi c'è il personaggio, una lotteria e il supermurale, l'America scopre la papamania. In copertina invece di Repubblica 2, dai padri ai figli, la paura della matematica è ereditaria. E torniamo su con la vignetta di Altan, fermate la guerra e noi non veniamo più a turbarvi, beata l'innocenza, è la risposta dell'adulto al bambino. Passiamo invece al Fatto Quotidiano. In falsa apertura del giornale diretto da Marco Travaglio, Aylan Kurdi, 3 anni, il bambino che forse cambierà l'Europa. Migranti, l'Unione Europea prepara l'accoglienza per altri 120.000. E mentre il titolo del pezzo più importante in prima del Fatto Quotidiano, i partiti costretti a dimagrire, boom di donazioni, ma per coprire tutte le spese ci vuole ben altro, è il cosiddetto 2 per 1.000. Poi D'Alema si sente Trotsky e giura di essere buono, scrive Daniela Ranieri. E poi bipartisan, i congressi e le feste dell'unità, la sindrome di Stoccolma del Partito Democratico che applaude ai rivali, da Berlusconi e Previti ad Alfano. La protesta in miniera, Carbo Sulcis, indagati 3 sindacalisti, quindi la protesta in miniera con il super stipendio, scrive Il Fatto Quotidiano. E poi Oriana Fallaci, Meglio la prima, esce il nuovo libro Comizio postumo. Festival di Venezia e la Kinski lanciò un bicchiere di vino in faccia al cronista. Questo è un episodio che viene appunto dal Festival del Cinema di Venezia. Poi Caos Greco, Tsipras rischia il pareggio, cioè le nuove elezioni. E adesso, prima di passare alla stampa regionale, ecco la nostra rubrica Accadde Oggi. Il 4 settembre 2006 muore a Milano Giacinto Facchetti, calciatore e dirigente sportivo, uomo cardine della grande Inter con la quale vince la Coppa dei Campioni nel 1964 e nel 65 e gli scudetti nel 63, 65, 66 e 71. Con la squadra nerazzurra vince anche 2 coppe intercontinentali e 1 Coppa Italia. Abile marcatore e discreto incursore d'aria, è il primo terzino fluidificante della storia del calcio, il primo cursore di fascia in grado di crossare al centro dell'area. Giocatore corretto, viene espulso una sola volta nell'arco di tutta la sua carriera. In onore di Giacinto Facchetti, l'Inter ha deciso di ritirare la maglia numero 3 alla sua memoria ed in particolare per i grandi valori morali che ha espresso in tutta la sua vita professionale. La Lega Nazionale Professionisti ha intitolato il campionato Primavera Trofeo Giacinto Facchetti e la Gazzetta dello Sport ha istituito il premio Il Bello del Calcio per promuovere e premiare i comportamenti in campo all'insegna della correttezza e dei valori.
La sanità, i rapporti mafia-politica e il lavoro sono questi tre temi fondamentali trattati nella prima del Quotidiano del Sud. Andiamolo a vedere, scura messo alle strette dai ricorsi, titola il Quotidiano, sanità, marcia indietro sul decreto 78 sullo schema dei contratti dei privati. Commissario in difficoltà, i giovani del Partito Democratico chiedono a Renzi la sua rimozione. A centropagina, ecco, rapporti con i clan, 15 anni all'ex sindaco Basile. Si tratta dell'inchiesta Plinius, che ha avuto come teatro Scalea, ma che si è ovviamente avuto il suo sviluppo processuale al Tribunale di Paola, regge l'accusa dell'associazione mafiosa, stessa condanna per l'avvocato Nocito. A piedi pagina, Terme Luigiane, la bellezza dimenticata, il reportage dal complesso in stato di abbandono, edifici fatiscenti e centri sportivi chiusi, acque con effetti benefici, assistenza medica ottima, ma il resto è tutto da cancellare. E ciò che rischia di essere inevitabilmente cancellato a causa della crisi che investe le Terme Ligiane, purtroppo è anche il lavoro. Sono decine, centinaia i posti di lavoro a rischio e i dipendenti di questa prestigiosa struttura, che rappresenta un pezzo di storia della nostra regione, hanno ingaggiato una battaglia per difendere il loro presente e il loro futuro. Una battaglia che noi abbiamo raccontato così. 197 dipendenti della Sateca, società che gestisce le Terme Luigiane, hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Matteo Renzi e alla Regione Calabria per tentare di salvare il loro posto di lavoro a rischio dalla scadenza ormai prossima del contratto di subconcessione tra i comuni interessati Acqua Appesa e Guardia Piemontese e la stessa Sateca. Con i problemi della disoccupazione che ci sono attualmente, noi non vogliamo perdere questo posto di lavoro che dura per noi da tanti anni, è l'unica certezza che abbiamo del territorio e quindi la nostra forma di protesta oggi è proprio questa, perché noi vogliamo salvaguardare il nostro posto di lavoro. L'economia di tutto il comprensorio ruota intorno all'offerta turistico-termale, quindi a perdere il lavoro sarebbero non solo i dipendenti delle terme, ma ben 500 lavoratori. È la preoccupazione più che legittima se si considera che quasi tutte le attività produttive dell'area e dell'indotto sono direttamente e indirettamente interessate al futuro delle terme, che ne condiziona la sopravvivenza. Le Terme Luigiane oggi occupano 250 persone e erogano tutta una serie di cure a 18.000 clienti. I soli alberghi Sateca hanno raggiunto lo scorso anno le 31.000 presenze. Con l'assessore alla Regione Calabria, la dottoressa Barbalace, ci ha assicurato questo, cioè che a noi il posto di lavoro non mancherà, però vogliamo certezze da subito, perché le promesse ne fanno tante, però noi vogliamo certezze. E noi torniamo alla prima del Quotidiano del Sud. Una suggestiva fotonotizia che viene da Ferruzzano. Nozze in spiaggia al sapore di salsedine. Il sindaco celebra il rito fuori dalla sede comunale. E ancora, 'Ndrangheta in Emilia, nuovi arresti e beni sequestrati per 35 milioni di euro. Si tratta dell'articolazione imprenditoriale della cosca guidata da Nicolino Grande Aracri, un capomafia di primaria importanza che è stato al centro di questa indagine Emilia, che si è sviluppata tra Emilia Romagna e Calabria, che ha fatto riscoprire il radicamento nazionale e internazionale, oltre che l'impero economico della cosca, che ha come proprio feudo appunto il locale di Cutro. E poi a fianco a questo titolo, ecco, Chiesa, succede a Nunnari. Si tratta di Monsignor Vincenzo Bertoloni, arcivescovo della diocesi di Catanzaro Squillace, che guiderà la conferenza episcopale Calabra. Si tratta di una investitura attesa, importante, che avviene in una fase al culmine di un profondo rinnovamento all'interno della Chiesa calabrese. Ricordiamo i 4 nuovi vescovi su 12, e questa investitura giunge soprattutto nel giorno in cui la Chiesa calabra dirama l'atteso documento, annunciato da tempo tra l'altro. È nato sulla scorta dell'ormai noto discorso, importante discorso, spartiacque di Papa Francesco a Cassano allo Ionio con la scomunica dei mafiosi. Si tratta, dicevamo, del documento sulle feste, sui riti religiosi, attraverso cui la Chiesa pone una grande distanza e una posizione estremamente netta di contrasto alle organizzazioni mafiose. Noi, la presidenza della conferenza episcopale calabra di Vincenzo Bertolone, l'abbiamo raccontata con questo servizio.
L'arcivescovo di Catanzaro, Vincenzo Bertolone, è il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Calabra. Succede all'ex arcivescovo di Cosenza, Salvatore Nunnari, che ha ceduto la diocesi per raggiunti limiti d'età. Bertolone, sacerdote nel 1975, è il postulatore della causa di canonizzazione di Don Pino Puglisi, il sacerdote assassinato da Cosa Nostra. L'insediamento del nuovo presidente della Conferenza Episcopale Regionale arriva in una giornata importante per la Chiesa calabrese. Proprio oggi, infatti, è stato pubblicato il documento sui riti religiosi popolari, la cui stesura è avvenuta sotto la presidenza di Nunnari. Viene presentato come un documento di particolare importanza in una fase storica nella quale la Chiesa, dopo la scomunica dei mafiosi pronunciata da Papa Francesco a Cassano allo Ionio, assume una posizione radicale di contrasto alla criminalità organizzata. Le indicazioni sulle feste popolari, infatti, sono maturate in seguito ai fatti portati dai media all'attenzione della pubblica opinione riguardanti le strumentalizzazioni dei riti religiosi da parte delle cosche per affermare la propria influenza sui territori. E noi torniamo alla stampa nazionale, in particolare alle pagine interne di Repubblica che, come abbiamo annunciato in lettura di prima, dedica ampio spazio ai temi dell'immigrazione. Si parte dalla Germania. Nella Germania convertita dalla svolta della Merkel, accogliamo i profughi, ma l'Europa si spacca. Ecco l'occhiello a questo reportage. Di fronte ai morti e alle folle di migranti ai confini, Berlino ha imposto un cambio di passo nell'emergenza che muta gli equilibri nel continente. Nella pagina successiva, invece, ecco l'intervista al sociologo Alain Touraine. Aiutare chi fugge è un dovere nel nome della fratellanza, dice. E poi ancora Budapest, scontri e assalti ai treni, quote obbligatorie nei paesi dell'Unione Europea, Orbán guida i ribelli. E poi c'è l'immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'evidenza delle immagini, dei fatti e delle tragedie a cui si assiste hanno una forza di persuasione molto alta. Tutto questo mentre continua, come abbiamo annunciato poc'anzi, il dibattito sull'opportunità o meno di pubblicare quella foto agghiacciante che mostra il corpo del piccolo Aylan riverso sulla battigia di una spiaggia. Ed eccolo il piccolo Aylan, le Photoshop del bimbo, piega anche Cameron, accoglieremo i rifugiati, dice il premier inglese che cambia linea, da padre sono scosso, Renzi si stringe il cuore, ma commuoversi non basta. Abdullah ha perso in mare la moglie e i due figli, sognavano una nuova vita a Vancouver, ma erano stati rifiutati, ecco il racconto del loro naufragio in Turchia. Lo strazio del papà, ho visto morire Aylan, non voglio più asilo. Questo è il papà del piccolo, la cui immagine ha scosso veramente il mondo. Fate vedere al mondo l'immagine di mio nipote, tutti devono vergognarsi. Questa invece è l'intervista allo zio del piccolo siriano, la sua fine non sia inutile. Un futuro migliore, mio fratello stava venendo da me in Germania, diceva che i suoi bambini meritavano appunto un futuro migliore. E ancora, andiamo avanti, ancora altre immagini, il racconto da Bodrum a Budapest, da Ceuta al Canale di Sicilia. Ci arrivano molte storie di vita e di morte dei piccoli migranti, vittime innocenti che non capiscono l'assurdità delle cose da grandi. Cosa ci dicono quei volti dei bambini in fuga dalla guerra? Tanti ne sono morti fino a questo momento, però il mondo fino ad ora non si è mai veramente interrogato, almeno non fino alla pubblicazione di quell'immagine che, come abbiamo poc'anzi precisato, ha veramente diviso la stampa internazionale. Andiamo ancora avanti, si parla di economia, nubi sulla crescita europea, Draghi lancia l'allarme, la Banca Centrale Europea userà tutti gli strumenti. Corrette a ribasso le stime del prodotto interno lordo 2015 e 2016, torna lo spettro della deflazione, le borse plaudono alla discesa in campo dell'Eurotower, Milano a più
2,62%. E poi così l'onda lunga cinese può gelare la primavera dell'economia italiana. Pechino non crollerà e Berlino guiderà la ripresa. Banche centrali decisive contro le nevrosi dei mercati. Nouriel Roubini, il docente della New York University, ottimista sulle prospettive dell'economia globale. Quello della Cina è solo un atterraggio accidentato. Il paese crescerà del 6,5%. La Germania si è convinta della necessità di politiche espansive e il piano Juncker è la buona iniziativa. Resta qualche apprensione per la Grecia, ma BCE e Fed si stanno muovendo bene. E noi, prima di continuare sugli altri temi trattati appunto alle pagine interne di Repubblica e degli altri quotidiani oggi in edicola, passiamo alla nostra rubrica Lacci Viaggiare. Frequente di incidenti stradali è la distrazione, spesso dovuta all'utilizzo dei telefoni cellulari. Telefonare, leggere, mandare messaggi è ormai entrato nell'uso quotidiano, ma spesso sottovalutiamo la pericolosità di tali comportamenti. E non si tratta di essere degli assi al volante. Nemmeno un pilota di Formula 1 può mandare un messaggio senza distrarre la vista dalla strada, anche solo per quella manciata di secondi che però è sufficiente per fare un incidente. Quando guidiamo spesso non ci concentriamo su quello che facciamo, pensiamo ad altro, o anzi, peggio, facciamo altro. Sottovalutare questi rischi può portare a delle condotte di guida pericolosissime, solamente perché chi guidava non pensava a ciò che stava facendo. Se usiamo il telefono cellulare durante la guida, non solo togliamo l'attenzione a quello che stiamo facendo, ovvero guidare, ma soprattutto non guardiamo più la strada e sotto le nostre ruote l'asfalto continua a correre. La strada non è un videogame, non possiamo mettere in pausa. Se proprio dobbiamo, usiamo l'auricolare, il bipavoce. Certo, la cosa migliore sarebbe fermarsi in un'area di servizio e lì telefonare in tranquillità. Buone vacanze. Noi siamo con voi. Salve, dalla sala operativa della Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina. Diamo uno sguardo alle previsioni meteomarine previste per la giornata odierna e relative alla fascia costiera tirrenica compresa fra Nicotera Marina e Maratea. Sono previsti venti deboli da sud-est, con mare poco mosso ed un'altezza d'onda che andrà tra i 10 e i 40 cm. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e le temperature massime si manterranno intorno ai 30 gradi. Dalla sala operativa della Guardia Costiera di Vibo è tutto. Ricordiamo che per le emergenze in mare è necessario comporre il numero d'emergenza gratuito 1530. Vi ringraziamo per il gentile ascolto e vi ricordiamo che l'ordinanza di sicurezza balneare e le altre ordinanze legate alle varie attività che si svolgono in mare possono essere consultate nel sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/vibovalentia. Vi ricordiamo infine che il numero gratuito per segnalare le emergenze in mare è il 1530. La Guardia Costiera di Vibo Valentia augura a tutti voi una piacevole estate. La politica interna dalle pagine di Repubblica. Bersani attacca Renzi, le riforme, democrazia deformata, dice l'ex numero uno del Partito Democratico, l'attuale Presidente del Consiglio, ma mai una scissione, anche contestazioni per l'ex leader, il ministro Boschi, nessuna maggioranza, prematuro, il pressing su
Pisapia. Quali sono le frasi attribuite a Pierluigi Bersani? Un'intesa si può trovare, ma il punto è l'identità del partito. Si faccia capire che siamo centrosinistra, alternativi alla destra. Scissione? Tre volte mai. Esiste un disagio, ma rimbrotti e richiami all'ordine non possono venire da certi pulpiti. Quota 40% e Democratici Uniti. I temi trattati invece dal ministro Boschi. Dice il ministro, se oggi facessimo le elezioni, cosa che non faremo perché si voterà nel 2018, andremo oltre il 40%. E poi la maggioranza c'è, la maggioranza c'è sempre stata in Parlamento e anche adesso ci sarà. Per noi è importante che ci sia tutto il PD. Carta segreta del Premier per il Senato, la soluzione martedì appunto al vertice del Partito Democratico. Siamo sempre in tema di riforme. Il caso Roma continua ad agitare le cronache, specie dopo la vicenda relativa ai funerali del presunto boss Vittorio Casamonica. Ricordiamo, funerali da padrino, Marino, monetine e fischi nella piazza dei Casamonica, contestazioni ma anche applausi al sindaco, cacceremo i mafiosi, vertice tra il ministro Alfano e il prefetto Gabrielli. E poi andiamo avanti con il Movimento 5 Stelle. Metamorfosi grillina, dall'1 vale 1 al club di Cernobbio, vogliamo vincere. Il Movimento 5 Stelle a ottobre la kermesse di Imola dedicata alla marcia verso il governo, è lì che sarà fatto il nome del candidato Premier. Passiamo invece al cosiddetto effetto Papo, effetto Bergoglio, così trattato da Repubblica, dal murale gigante alla lotteria per i fedeli negli Stati Uniti. Scatta l'effetto Bergoglio. Il Papa conta la rovescia per la visita a Washington, New York e Philadelphia. La messa a St. Patrick e off limits, a sorte i biglietti per la traversata a Central Park. Andiamo invece in Cina, sempre grazie a Repubblica, la parata ai tech che archivia Mao. Niente egemonia, vogliamo la pace. Il caso che viene raccontato dal corrispondente Giampaolo Visetti a Piazza Tiananmen. 12.000 soldati celebrano la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Per la prima volta il pubblico gira le spalle al mausoleo del grande timoniere. Così Xi Jinping mostra i muscoli al paese e al mondo, ma promette: taglieremo le forze armate. E poi si passa in Sicilia con le parole di Rita Dalla Chiesa, parole che ieri hanno veramente scosso l'opinione pubblica siciliana e non sono. Crocetta assente per Dalla Chiesa, l'ira della figlia, il governatore in vacanza me la leggo al dito, aveva disertato anche l'avversario di Grassi. Tra l'altro Rita Dalla Chiesa aveva detto senza mezzi termini, mio padre, il generale Dalla Chiesa, viene quasi considerato una vittima di serie B in Sicilia, forse solo perché egli non era siciliano, ma fu proprio dal suo delitto che probabilmente iniziò a cambiare la coscienza di una regione che poco dopo avrebbe riscoperto il cuore della stagione delle stragi che arrivò fino a Capaci e via D'Amelio. Passiamo adesso invece alle cronache interne del Fatto Quotidiano, che parte invece dalle riforme e in particolare dai partiti a dieta. Il 2 per 1000 non basta, sanare i buchi. Nel 2015 già esaurito il fondo da 9,6 milioni di euro, ma i contributi pubblici calano di più. Fisco, Agiacquitalia scende all'1%, solo se paghi subito, sottolinea il Fatto. Oggi in Consiglio dei Ministri arriva il decreto. Le detrazioni nel mirino per tagliare l'IMU, oggi ok al decreto che consente di ridurre ogni anno le spese fiscali per alimentare il fondo tagliatasse, una partita di giro, ed ecco l'immagine del ministro Padoan. Ancora spazio per gli approfondimenti dai partiti. Bipartisan, l'ossessione della Seconda Repubblica, la sindrome di Stoccolma della festa dell'unità renziana. Gli applausi ed Alfano sono il culmine di un percorso iniziato da D'Alema e soci nel 95. È evidente l'atteggiamento critico nei confronti della sintonia tra il Partito Democratico e il Nuovo Centrodestra, in particolare nella persona del ministro Alfano, atteggiamento critico che si evidenzia sin dai titoli di questo servizio. Stop alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, un renziano verso il vertice. Svolte buone, nuovo ribaltone, Renzi candida Mazzoncini che nel 2013 privatizzò
gli autobus di Firenze e rinuncia per ora all'idea di quotare le ferrovie. La politica internazionale dall'Eurozona, Draghi vede solo stagnazione, nessuna ripresa e la Banca Centrale Europea si scopre impotente. Niente miracoli, Eurozona riviste a ribasso, le previsioni sul prodotto interno lordo non solo per colpa della Cina. Jobs Act, il ricatto a Mattarella, firma a scatola chiusa, anche il PD Rossi contro la chiusura dei piccoli uffici, si tratta degli uffici di Poste Italiane, una vicenda che ha destato forti reazioni, come ben sanno i calabresi, anche nella nostra regione. E poi si torna nella piazza in cui si sono celebrati i funerali contestatissimi di Vittorio Casamonica, l'antimafia capitale del PD, ma la piazza è mezza vuota. Nel luogo dei funerali sfarzosi di Vittorio Casamonica, qualche contestazione a Marino e appena un migliaio di persone. E poi il Papa, a sorpresa tra i turisti in centro, c'è Bergoglio dall'ottico, solo le lenti, non voglio spendere, dice il Pontefice, le cui parole vengono riportate dal Fatto. E poi, pronti a fare ricorso, il comune andava sciolto. Questo è quanto sostiene la parlamentare del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, in questa intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. E poi Pollica, che è stata teatro di un caso di cronaca che non abbiamo dimenticato, l'omicidio del sindaco Vassallo. Pollica e il PD calpestano la memoria di Angelo. Il sindaco del comune del Cilento fu ucciso il 5 settembre 2010 alla vigilia dell'anniversario. Parla il fratello Dario, ed eccolo il fratello del sindaco Angelo Vassallo. Il Partito Democratico avrebbe dovuto aprire un'indagine su chi lo avversò in vita, isolandolo prima che lo ammazzassero. Misteri, errori e ritardi nell'inchiesta. 5 anni e nessun colpevole. L'unico indagato è Bruno Umberto Damiani, ovvero il cosiddetto brasiliano. Eccolo l'uomo oggetto delle indagini della magistratura per l'omicidio di Angelo Vassallo, subito dopo la sua estradizione appunto in Italia. La miniera dei privilegi dei sindacalisti del Sulcis, si barricarono con gli operai nelle gallerie, ma per i PM prendevano i soldi dall'azienda. Questo è l'ultimo titolo dai quotidiani che abbiamo scelto per voi. Adesso è il momento delle previsioni meteo con l'ingegner Ugo Notaro, poi la sigla, una breve pausa e di nuovo in studio per la seconda parte del nostro TG Mattina. Grazie. Amici, la CIE, una giornata di venerdì con maltempo sul settentrione d'Italia e sull'Italia centrale, rimane protetta da questa fase di maltempo il meridione d'Italia. Lo vediamo dall'analisi a 5.000 metri d'altezza, l'anticiclone tende a perdere di vigore su tutta l'Europa centrale, rimanendo invece abbastanza forte sul meridione d'Italia e sulla penisola balcanica. A 1500 metri d'altezza vediamo confermarsi questa teoria, aria fredda che alimenta una serie di perturbazioni di natura atlantica, discende su tutta la costa atlantica, sulla Francia, sulla Spagna e lambisce il centro-nord d'Italia, determinando quindi quella condizione di maltempo di cui parlava inizio di collegamento, che interesserà in prevalenza il nord e il centro d'Italia, con fenomeni localmente anche intensi. Il meridione d'Italia rimane protetto dall'azione dell'anticiclone subtropicale colorato in viola in basso al centro dello schermo. E quindi questa situazione permetterà un weekend che sarà sicuramente favorevole sul meridione d'Italia, e disturbate invece dal maltempo le condizioni meteorologiche sul nord e centro d'Italia. Passando uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola, possiamo vedere le nubi maggiormente presenti sul settore settentrionale e sul centro d'Italia. Fasi soleggiate avremo anche ampie su tutto il meridione d'Italia. Valori termici che scenderanno a seguito di questa fase di maltempo su tutto il settentrione d'Italia, dove le massime perderanno i 4-5 punti rispetto alle giornate trascorse, con massime che si attesteranno appunto sui 24-25 gradi. Fase di maltempo che interesserà tutto il centro-nord d'Italia, con temporali che perderanno vigore sull'alta Toscana e sulla costa Ligure, dove la ventilazione
circolazione meridionale favorirà apporti sulla Liguria e sull'Alta Toscana, lo dicevo, anche di una certa entità. Invece l'anticiclone subtropicale protegge il meridione d'Italia, dove non sono previsti fenomeni significativi. Anzi, le temperature tenderanno a risalire nel corso del weekend, raggiungendo le massime 35 gradi nella giornata di sabato, in particolare sul settore ionico. Fasi soleggiate anche ampio per tutto il weekend, sia sul settore tirrenico che sulla fascia ionica. Consiglio per chi potrà godere di un weekend al mare di organizzare appunto la permanenza sabato e domenica in riva al mare, perché sicuramente sarà un'altra, sarà un altro bel fine settimana come quello che lo ha preceduto, e godremo ancora degli scampoli di questa fine estate 2015. A seguire una giornata di sabato ancora con fasi soleggiate anche ampie sia sulla fascia tirrenica che sulla fascia ionica, temperature per la giornata di sabato in risalita, tendenzialmente anche l'umidità, l'afa saranno abbastanza marcate. Consiglio la permanenza in aree ventilate e comunque non di rimanere in aree diciamo distanti dal mare, in aree scarsamente ventilate. La domenica ancora con fasi soleggiate sul meridione d'Italia e un fine settimana dal sapore assolutamente estivo. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Logonotaro per gli amici di La C. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.